L'incremento dei flussi migratori degli ultimi anni ha compromesso o quantomeno messo in crisi il sistema comune europeo di asilo e i sistemi di accoglienza degli Stati membri dell'Unione Europea, perché all'incremento dei flussi è associato ovviamente anche l'incremento delle domande di protezione internazionale che si sono concentrate soprattutto su alcuni Stati, questo in ragione dell'applicazione di regole comuni che gli Stati membri applicano, che sono dettate dalla cosiddetta regolamentazione Dublino. In particolare attualmente è in vigore il regolamento Dublino 3, ossia il regolamento 603 del 2013, che impone l'applicazione di una serie di criteri per determinare lo Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale. Dei criteri che sono volti proprio all'individuazione di uno ed uno solo tra gli Stati membri dell'Unione Europea, questo per evitare le cosiddette domande multiple di protezione internazionale, quindi per evitare che un soggetto presenti contemporaneamente o in fasi successive alla prima richiesta più domande di protezione internazionale che vengono poi decise da autorità nazionali di diversi Stati membri. Quindi c'è solo uno Stato che è competente. Ma se guardiamo più attentamente questi criteri, vediamo che esiste un criterio che è quello del paese di primo ingresso, che comporta che lo Stato che è competente all'esame della domanda di protezione internazionale sia quello Stato dove i migranti hanno fatto per la prima volta ingresso in maniera irregolare. Cosa implica ciò? Implica che gli Stati, ci sono solamente pochi Stati, che siano effettivamente impegnati nel valutare le domande di protezione internazionale, ossia quegli stati di primo ingresso come l'Italia, la Grecia, la Spagna o Malta. Questo ha messo in qualche modo in ginocchio anche i sistemi di accoglienza, perché vi è da dire che lo Stato che è competente all'esame della domanda di protezione internazionale è poi anche lo Stato sul quale ricadono gli obblighi di accoglienza, e che, ai quali corrispondono chiaramente dei diritti in capo ai cittadini di paesi terzi che presentano una domanda di protezione internazionale, come ad esempio un diritto all'alloggio, il diritto all'istruzione e in linea generale il diritto ad avere una vita dignitosa. Le difficoltà di alcuni stati sono state acclarate anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ad esempio in riferimento alla Grecia ha evidenziato l'esistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza, laddove per esempio in relazione all'Italia una tale violazione sistemica dei diritti dei richiedenti protezione internazionale non è stata acclarata, sebbene la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia evidenziato le difficoltà del sistema italiano.